affrontato anche questo tema, vi è stato un intervento del questore di Palermo e voglio dare una ulteriore notizia, benché non sia del tutto riservata, ma abbiamo parlato con il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri della Legione Sicilia, con il generale Governale, e il 9 maggio vi sarà l'apertura del covo di Riina, che è stato confiscato e sequestrato e sarà destinato, e quindi questo è un momento che riafferma la forza di uno Stato che sa vincere.